l'Italia che cambia siamo noi. Realtà neonata funziona che diamo la possibilità alle persone di venire nel bosco, scegliere un albero del quale a suo tempo verranno interrate le ceneri. Le persone scelgono l'albero e pagano una quota che noi utilizzeremo, una parte per la gestione del bosco e un'altra parte la utilizzeremo come cooperativa, la reinvestiremo in progetti di cura e salvaguardia anche di altri boschi dove non operiamo direttamente con l'interramento delle ceneri. Seguiamo quindi una sorta di principio di economia circolare. Praticamente quindi Boschi Vivi si occupa di un utilizzo commemorativo del bosco. Cosa vuol dire? Che noi gestiamo questo bosco, che inizialmente adesso è uno, in Liguria, a Urbe. Quindi la persona sceglie l'albero in vita e a suo tempo, diciamo, le ceneri vengono interrate ai piedi di questo albero. C'è una piccola targa commemorativa. In realtà poi è proprio la scenografia del bosco che crea un'alternativa ecologica al cimitero. La quota che le persone pagano per, dopo aver scelto l'albero, come raccontava Anselmo, viene utilizzata una parte per la gestione di quel bosco, un'altra parte, seguendo il principio di economia circolare, per sostenere progetti di cura e salvaguardia di altri boschi, anche dove non operiamo direttamente con l'interramento delle ceneri. Cooperativa è nata un anno fa e l'idea è invece da 2 anni più o meno che è in circolo e l'abbiamo presentata a diversi bandi che abbiamo vinto. L'idea è proprio nata per contrastare l'abbandono del bosco, che abbiamo visto in particolar modo nella nostra regione, la Liguria, è molto forte. E i boschi hanno bisogno comunque di essere gestiti per poter evitare il rischio idrogeologico, di frane, di incendi. E queste sono competenze che stanno sempre di più a mancare. E allora siamo arrivati con questa idea che mette proprio a sistema una scelta che in realtà nella normativa è già inquadrata. C'è l'istituto della dispersione delle ceneri in natura che ti permette, attraverso un testamento olografo che viene redatto in vita, dopodiché è possibile appunto che la famiglia si possa occupare della situazione una volta che la persona è deceduta. L'idea nostra è mantenere il bosco vivo in tutti i sensi, perché abbiamo intenzione di organizzare all'interno del bosco corsi di yoga, letture, laboratori con i bambini. Poi con l'idea di replicarlo anche in altre regioni vorremmo appunto creare delle partnership tra dei proprietari che possono essere pubblici o privati per la gestione di nuove aree a questo scopo. In Liguria la situazione è che più dell'80% dei boschi è di proprietà privata. La proprietà è molto frammentata e a volte con il fatto dell'eredità e così ci sono persone che hanno in proprietà dei boschi e nemmeno quasi lo sanno. Il servizio cimiteriale è rimasto praticamente inalterato a livello di offerta dai periodi napoleonici praticamente. Sempre gli stessi soggetti, non hanno mai avuto l'esigenza di innovarsi perché non hanno mai sentito comunque il trasporto, in questa invece nuova consapevolezza che l'Italia sta avendo della necessità di tutela ambientale. Perché invece di piantare sempre nuove piante non ci occupiamo di quelle che già esistono, perché effettivamente sono una risorsa che non viene considerata. L'Italia che cambia per me è
sono i giovani che riflettono e comprendono i bisogni che vanno affrontati e li affrontano in modo anche innovativo. Per me l'Italia che cambia è un'Italia che riflette sulle risorse che ha e che già esistono e che punta su quelle per un nuovo sviluppo, però si mostra resiliente a delle nuove esigenze che neanche possiamo immaginare noi quali possono essere. Anche tra 20 anni potrà essere tanto diverso rispetto ad adesso, quindi rimanere aperti alle eccezioni. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia siamo.